Una buona giornata, buon sabato, soprattutto buon primo maggio, oggi festa del lavoro e allora noi di lavoro parliamo in questa edizione flash per lasciare spazio poi a Diretta Stadio e a Cosenza Pescara. Un presidio per il lavoro e contro le crisi industriali è quello che si è tenuto questa mattina davanti lo stabilimento Brioni di Penne, organizzato dalle sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL Abruzzo, per dire no ai 320 esuberi annunciati dall'azienda. Stefano Recanati. Se lo immaginavano diverso questo primo maggio, i lavoratori e le lavoratrici degli stabilimenti Brioni Roman Style dell'area Vestina, che da qualche settimana vivono ancora una volta la paura degli esuberi. 320, quelli annunciati dal nuovo piano industriale 2021-2025 illustrato dall'azienda. Così proprio Penne è stato scelto come luogo simbolico dalle sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL Abruzzo per celebrare la festa del lavoro, allineando questa giornata a quella nazionale che porta come slogan l'Italia sicura con il lavoro. Presenti alla manifestazione, oltre alle sigle sindacali, rappresentanti del Consiglio Comunale di Penne ed esponenti del Consiglio Regionale d'Abruzzo. Non possiamo permetterci di perdere altri posti di lavoro e di desertificare un intero territorio e quindi serve che le istituzioni si impegnino per mantenere i posti di lavoro e per rilanciare l'azienda. Le istituzioni devono essere in grado di fornire anche aiuto alle aziende che vogliono rilanciarsi, ma con una condizione forte ed espressa, non si deve perdere neanche un posto di lavoro e deve essere rilanciato il sito industriale. Per noi questo è importante. Fiduciosi sulle possibilità di un'apertura da parte dell'azienda, la CISL, ma a condizione che vengano riattivati gli ammortizzatori sociali Covid e che l'impatto di questi esuberi sia il meno dannoso possibile per la vita sociale dell'area. Abbiamo notato che l'azienda, pur avendo fatto questo annuncio così importante, così drammatico per alcuni versi, è disponibile a un confronto e noi faremo due azioni: da un lato cercheremo di prorogare gli ammortizzatori sociali Covid e dall'altro avvieremo dei tavoli tecnici per fare in modo che l'impatto possa essere il meno problematico possibile per i tanti lavoratori, per le lavoratrici che da anni sono il pilastro portante dell'attività di Brioni Roman Style. Gli ultimi dati Istat sono davvero preoccupanti, con 11.000 posti di lavoro persi, con gli occupati scesi abbondantemente sotto i 500.000. Per questo la UIL Abruzzo lancia richieste specifiche alla giunta regionale. Brioni non è solo un'azienda industriale, è anche un marchio di natura internazionale. Se incominciamo a perdere l'occupazione nelle aziende che hanno un brand internazionale, io credo che faremmo bene a preoccuparci e incominciare a capire insieme alla giunta regionale come poter trovare le soluzioni idonee a sconfiggere non soltanto in maniera sanitaria il Covid, ma sconfiggerlo anche sui temi dell'occupazione, del sociale e dell'economia. Ventesima edizione del Lavoratore Ideale, l'iniziativa curata da Cronache Abruzzesi in cui è premiato chi è maggiormente si distingue nel proprio settore professionale. Giuseppe Dintino. Torna il lavoratore ideale. Dopo un anno di stop causa pandemia, la manifestazione del primo maggio in cui i sindacati premiano chi si è maggiormente distinto nel mondo del lavoro si è nuovamente svolta presso la provincia di Pescara. Questa è la 20ª edizione. Quest'anno insieme a Paolo Minnucci e all'associazione abbiamo voluto che si riniziasse per dare proprio quel segno di continuità e di ripresa soprattutto in questo momento così difficile. Poi un premio importantissimo. Nell'iniziativa curata dalla redazione di Cronache Abruzzesi sono stati premiati 27 lavoratori. Molti tra loro hanno contribuito e continuano a contribuire alla lotta contro il Covid. Dei lavoratori presso gli ospedali, gli operatori sanitari in genere, i trasportatori, i lavoratori del 118, chi guida l'ambulanza, comunque sono quelle persone che anche da parte mia vanno ringraziate, non solo quelle che sono state premiate, ma tutto il mondo ASL, tutto il mondo ospedaliero, perché hanno subito e hanno ancora una pressione non da poco. Non dimentichiamo che da quasi 14 mesi che sono sotto pressione, senza un attimo di respiro, in prima linea e soprattutto nei primi momenti che non si conosceva questa pandemia, come affrontare e come comportarsi. Oggi, sai, quando il nemico un po' comincia a conoscerlo,
è diverso, ma ricordo l'anno scorso in questo periodo la situazione era drammatica, marzo e aprile è stata pesante, quindi anche io mi unisco a loro e li ringrazio per tutto quello che hanno fatto e che stanno facendo. Cambiamo argomento adesso, andiamo a Chieti perché nonostante siano in arrivo degli aumenti delle tasse locali dovuti al piano di rientro del debito del comune di Chieti, l'amministrazione sta studiando aiuti e sostegni al commercio cittadino sperando in un rilancio post-Covid del capoluogo. In arrivo una Fidelity Card, mentre è già operativa l'iniziativa Commercio e Famiglia. Alfredo Primante. Zona gialla e riaperture stanno ridando fiducia agli esercenti fiaccati da un anno di lockdown e zone rosse. I commercianti di Chieti potranno aderire fino al 20 di maggio all'iniziativa Commercio e Famiglie destinata ad incentivare lo shopping nei negozi di prossimità attraverso buoni acquisto. Siamo dando già insomma un aiuto concreto agli esercenti della città, che quelli che hanno aderito nella prima fase e quelli che aderiranno in questa seconda stanno già vedendo, però quelli che hanno aderito, i benefici con buoni acquisto che già ammontano a svariate migliaia di euro in poche settimane. L'amministrazione comunale poi ha istituito un tavolo con i commercianti per discutere e risolvere le problematiche della categoria. Nell'ultima riunione è stato condiviso il documento di riequilibrio dei conti dell'ente, approvato dal Consiglio pochi giorni fa, in vista ritocchi al rialzo delle aliquote delle tasse locali, ma, spiega l'assessore al commercio Manuel Pantalone, ai sacrifici corrisponderanno iniziative di aiuto agli esercenti. Insieme ai commercianti stiamo anche costruendo una Fidelity Card del commercio cittadino, una vera e propria carta dei servizi che saprà efficientare il rapporto tra la clientela e i negozi stessi e che saprà riavvicinare le persone in questa fase di riapertura. Adesso apriamo la pagina dello sport con la gara del San Vito Marulla in Serie B ancora ferma sullo 0-0. Noi scendiamo in Serie C, ultimo impegno della regular season per il Teramo che domani sera attende alle ore 20:30 la Viterbese e al termine dei 90 minuti conoscerà l'avversario per il primo turno playoff per la settima piazza. Arriva a 3 con volata tra i biancorossi, il Palermo e il Foggia a contendersi la migliore posizione. Paci sarà senza Diachite per infortunio e Trasciani per squalifica, ma con Tentardini che ritorna. Probabile turno di pausa per Arrigoni, che come Mungo e Vitturini è diffidato e rischia di saltare il primo turno della seconda fase. Torna dalla squalifica anche Santoro, probabile conferma dall'inizio per Birligea. Ascoltiamo il tecnico dei biancorossi. Non credo sia fondamentale arrivare settimi. È importante, sarebbe importante, importantissimo arrivare settimi, perché avremmo la possibilità anche col pareggio di passare il turno, però non è fondamentale e non è così scontato, perché non dipende solo da noi, quindi rimango della mia idea che dovremmo fare di tutto per vincere, sperare di arrivare settimi, anche perché sarebbe, a prescindere da tutto, un grande risultato e poi affrontare i playoff. Però se poi non arriviamo settimi, che succede? Non credo che nel nostro modo deve cambiare qualcosa. Dobbiamo aver coraggio nell'affrontare i playoff. Non dobbiamo partire come outsider. L'importante è passare un turno, anche se arriviamo ottavi. No, non cambia niente. La mentalità deve essere quella feroce di una squadra che vuole far bene. Dopo l'ultima gara avevi detto che avresti fatto un ragionamento anche su diffidate. Quanto peserà questa valutazione dopo domani, ecco, quindi per Arrigoni, Vitturini e anche Mungo? Vabbè, pesa perché pesa, sono giocatori importanti, sono giocatori che andare a fare la prima partita dei playoff senza potrebbe essere un problema, quindi non lo so, non ho scelto ancora, devo ancora vedere, nel senso che domani per me è importante, la rifinitura è il giorno più importante, devo vedere come stanno i centrocampisti, se vedo che non siamo in condizione, la partita più importante è quella di domani sera. Però se ho delle buone risposte a livello fisico, tecnico, da tutti i giocatori, è un pensiero che ce l'ho, ci sta. La partita più complicata ce l'ha il Teramo in casa con una squadra più forte o il Palermo fuori con una squadra, diciamo, sulla carta almeno un po' più debole? Ma sono tutte e due partite difficili. La nostra probabilmente è più complicata perché credo che il loro allenatore sarà molto carico. Ho questa sensazione, non so perché. E quindi credo che la partita la caricheranno a mille. Dall'altra parte il Palermo gioca fuori casa.
il Francavilla ha speso molto nelle ultime partite e quindi credo che sarà un po' più semplice rispetto al nostro turno, ma è sempre una partita, anche loro avranno le loro insidie, non credo che il Francavilla regalerà niente, e quindi bisogna giocarsela, sia noi che loro bisogna giocarsela e poi vedremo quello che succede e vedremo se poi magari veramente sfidarci nei playoff. Non so che succederà. In relazione all'anno passato, è vero, è stato un campionato anomalo, però il Teramo il primo turno playoff comunque lo ha fatto. C'è una parte di Massimo Paci che pensa, beh, insomma, passare il primo turno comunque significherebbe, sarei già contento di arrivare al secondo perché sarebbe migliorare la stagione passata. No, assolutamente no. Io lavoro per tirare fuori il meglio dai giocatori, per tirare fuori il meglio da tutte le persone che lavorano qua, e io sono qui per quello, non per fare paragoni o non per giudicarci, tanto noi comunque in ogni istante siamo sempre giudicati, quindi non da questa parte cerchiamo di non giudicarci, ma cerchiamo di guardare al miglioramento, al processo, e cerchiamo di credere che se riusciamo a tirare fuori il massimo da noi stessi già abbiamo avuto successo. Prima di chiudere e di consegnare la linea ad Andrea Costantini a Diretta Stadio, il parziale, inizio shock per il Pescara che è sotto 2-0 quando siamo all'undicesimo minuto del primo tempo, il Cosenza in gol due volte, prima con una punizione di Luca Tremolada, poi il raddoppio su contropiede di Carretta. Dunque inizio in salita, che più in salita davvero non si può per il Pescara. E con questa notizia noi chiudiamo il TG6 edizione ridotta per far spazio proprio al prosieguo di una partita davvero complicata per il Pescara. Il TG6 torna nel formato tradizionale alle ore 19. Io vi ringrazio per l'attenzione. Adesso spazio a Diretta Stadio, alla diretta di Cosenza Pescara. Buon pomeriggio.